passiamo le mani, eccellenza. E voi chi siete? Camenite, l'usciere del vostro ufficio. Come sapete chi sono io? Ma vossia non è l'ispettore capo dei mulini, Bovara Giovanni? Ripeto la domanda, voi come sapete chi sono? È l'unico forestiere, siete. L'intendenza dov'è? A due minuti. Demo. I valigi di Sua Eccellenza ci buttate all'hotel Gella. Bovara, dalle sue note personali risulta che lei è nata a Vigata, a pochi chilometri da qui. Da qui si evince che lei di appena 3 anni fu portato a Genova, dove suo padre aveva trovato un posto di lavoro, no? Sì. A Genova ha studiato, ha preso il titolo di ragioniere, ha vinto il concorso nell'amministrazione e ha prestato brillante servizio a Modena, Bologna e Reggio nell'Emilia. È così? Ma mi dicono che anche nell'Emilia la situazione non è tranquilla. In effetti no. E manco qua c'è da scherzare, carissimo. La tassa sul macinato, parliamoci a quattro occhi, è invisa. Ma lei se lo ricorderà quello che è successo nel 72, quando la tassa venne duplicata e il prezzo del pane salì alle stelle. E qui in Sicilia il popolo non ce la faceva più e fece una dimostrazione. Risultato? 4 morti e 18 feriti. No, questo soltanto per farle capire chi... Capisco. Come lei ben saprà, per svolgere il suo lavoro ispettivo le verrà messa a disposizione una carrozza con un relativo ignuri. Non ho capito, scusi. Ah, già. Lei è un siciliano che parla genovese. Lo gnuri qui da noi è il cocchiere. Non credo di averne bisogno. Andrò a cavallo. Cavalco abbastanza bene. E c'è da tenere presente il fatto che lei per strada potrebbe fare qualche brutto incontro. Non so se lei ha saputo tutto quello che è successo ai suoi predecessori, tutto bene e ben decoro. Uno è scomparso in mare, l'altro è stato ucciso da un colpo di lupare e fatto mangiare dai cani, lo so. E dunque? E dunque giro armato. Ho il porto d'arme. Già che ci sono, vorrei vedere l'ufficio che mi è stato assegnato. Certo, certo. Ha ordini da darmi? Per carità, consigli utili a uno che come lei non è mai stato in Sicilia. Da quella parte,